Buongiorno a tutti, sono Valentina Ceriali, psicologa, e lavoro all'interno della cooperativa Il Cerchio. Oggi vorrei parlarvi di emozioni, in particolare della paura, la paura che probabilmente in tanti stanno vivendo in questi giorni, quella paura che fa parte di molti dei momenti di queste giornate sempre più pesanti. La paura è una reazione individuale che ciascuno di noi mette in atto ed esperisce in modalità diverse, con intensità diversa a seconda di come percepisce il pericolo e anche a seconda dei tipi di rischi a cui viene esposta. Proviamo paura quando siamo davanti a delle situazioni nuove, delle situazioni inattese come quella attuale, delle situazioni che per noi rappresentano una minaccia. Ma per quanto sia difficile da comprendere, la paura in realtà è un'emozione funzionale. Possiamo definirla come una emozione volta alla sopravvivenza. Infatti, pensate se non avessimo paura in questi momenti e ci esponessimo in situazioni con tante persone, senza dispositivi di sicurezza, ci metteremmo certamente in situazioni a rischio per noi e per le persone che ci stanno intorno. Ed è per questo che possiamo definire la paura come un comportamento finalizzato al controllo dei possibili effetti negativi legati all'esposizione a certi rischi. Ci sono persone che nei momenti di forte preoccupazione, di paura, di timori, esperiscono anche delle sensazioni a livello somatico, quindi difficoltà in una respirazione fluida, oppure una sensazione di tensione muscolare, una difficoltà a rilassarsi. Queste sono alcune delle manifestazioni che il nostro corpo può dare. E per quanto possa sembrare difficile da comprendere che in una situazione di passività come quella che siamo tenuti a vivere in questo momento, il nostro corpo sia così attivato, in realtà, se ci pensiamo, è una risposta coerente che il nostro corpo ci sta dando, proprio perché se il nostro vissuto interiore è quello di paura, di agitazione, anche il nostro corpo coerentemente manifesterà una certa attivazione, un'agitazione, proprio con un respiro più accelerato, proprio con un vissuto di tensione persistente. E è proprio in queste situazioni che per alleggerire e per, diciamo, uscire da questa situazione difficile, quello che bisogna curare di più è il vissuto interiore. Uno strumento molto utile in queste situazioni è quello del diario. Il diario è uno strumento che ci consente di monitorare, di tenere traccia giorno per giorno o comunque più volte durante la settimana di come si sta. Ascoltiamoci, diamo attenzione ai piccoli segnali che vengono dal nostro interno, che il corpo ci manda, e chiediamoci come mi sento oggi, quali pensieri inondano la mia testa, quali segnali mi sta mandando il mio corpo. Teniamone traccia in forma scritta. Questo sicuramente aumenterà una maggiore consapevolezza di noi stessi, che è un grande potere che però va alimentato attraverso un'esplorazione costante. E proprio in questi momenti nei quali non abbiamo potere di decidere cosa fare al di fuori delle nostre case, in questi giorni nei quali il senso di impotenza è quello che la fa da padrona, ed è proprio in questi giorni che noi possiamo diventare ancora più padroni di noi stessi, diventando sempre più consapevoli di quelli che sono i nostri vissuti interiori. Una situazione così drammatica all'esterno non deve necessariamente influire su quella che è la nostra situazione interiore. Ed è attraverso questo strumento che noi possiamo acquisire ed agire il nostro potere. Ed è con questo suggerimento che vi ringrazio per il vostro ascolto e vi saluto.